In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa, c'erano anche alcuni greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsaida di Galilea, e gli domandarono: «Signore, vogliamo vedere Gesù?» Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: «È venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. In verità vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita, la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l'anima mia è turbata. Che cosa dirò? Padre, salvami da questa ora? Ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome». Venne allora una voce dal cielo: «L'ho glorificato e lo glorificherò ancora». La folla che era presente e aveva udito diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: «Un angelo gli ha parlato». Disse Gesù: «Questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo. Ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me». Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire. Cosa insegna la solidarietà nella fraternità e nella sofferenza, testimoniata da Gesù? Buongiorno e buona domenica di Quaresima. In questa quinta domenica di Quaresima, la parola di Dio ci illumina sul cammino verso la Pasqua, ma io voglio fermarmi semplicemente alla prima frase che viene pronunciata, e cioè quella di «vogliamo vedere Gesù». E queste tre parole sicuramente mi hanno colpito in maniera particolare: il volere, un desiderio, e noi desideriamo, ci sentiamo attratti verso tutto ciò che completa la nostra persona. Ecco, oggi Gesù ci viene a dire che davvero vuol darci la sua pienezza, tanto che quando sarà innalzato sulla croce attirerà tutti a sé. Il vedere, e qui siamo chiamati a scegliere: vedere come semplici spettatori da una finestra, e io davanti a me adesso ho un bellissimo spettacolo della natura, del mare, siamo qui in una zona di collina, oppure penetrare nella realtà delle cose oltre l'apparenza. Ma chi vogliono vedere questi greci? Vogliono vedere Gesù, ed è questo il nostro cammino di Quaresima. Gesù che si presenta come il chicco di grano che, caduto in terra, muore e porta frutto. Si presenta come un servo, come colui che è al servizio. Ecco, in questa domenica di Quaresima siamo chiamati a riflettere sul servizio, sul significato del servizio. E questa solidarietà, come ci ricorda Papa Francesco, si esprime molto e in maniera particolare, forte, nei confronti dei più fragili. E come vedete dietro di me, siamo qui, in una casa che si prende cura dei più fragili. La fragilità, certo, la possiamo curare verso tanti tipi di persone, verso le persone più vicine della nostra famiglia, nella società, sicuramente nelle comunità. Qui ci prendiamo cura di anziani fragili, dipendenti, e cerchiamo di star loro vicini, vicini nella realtà quotidiana di ogni giorno, cercando appunto di sollevarli in questi che sono i limiti sia fisici che psicologici della loro persona, ma in questo periodo della pandemia cerchiamo di prenderci cura davvero tanto anche della loro solitudine. Cerchiamo di star loro vicini, e soprattutto questo è un compito che non vogliamo svolgere da soli. Non vogliamo essere protagonisti di questa cura, ma vogliamo appunto cercare di fare in modo che questa solitudine venga vinta attraverso la collaborazione di tutti. E in questa domenica di Quaresima, in cui siamo chiamati a prenderci cura di questa fragilità, ecco, vogliamo che davvero in tutta la diocesi, in tutta la comunità ecclesiale, si senta il desiderio di prendersi cura di questa solitudine. Ve lo chiediamo nella preghiera, sicuramente importante, il motore di tutto, ma ve lo chiediamo, come abbiamo sperimentato recentemente, anche in piccole iniziative di vicinanza. A Natale hanno ricevuto lettere da persone apparentemente sconosciute, video, che hanno riscaldato il loro cuore. Ecco, questi sono piccoli segni che in questo cammino quaresimale per queste persone hanno un grande significato. E allora, augurandovi un buon cammino di Quaresima, una buona domenica,
Credo che proprio la parola del Vangelo oggi ci lasci questo messaggio semplice, forte, chiaro, importante. Prendersi cura della fragilità, essere vicino a questa fragilità con semplicità, con gesti concreti, con gioia, con fantasia, ma soprattutto cominciando dalle persone a noi più vicine, a noi più care. Buon cammino di Quaresima e buona domenica.